Muito boa noite a todos e a todas. É com imenso prazer que o Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, lhes recebe para a conferência Constituições de Terceira Geração e Tutela dos Direitos Fundamentais, a ser proferida pelo eminente jurista italiano Luigi Ferrajoli. Gostaríamos de informar a todos que esta conferência é uma introdução ao 16º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional, que acontece em Brasília a partir de amanhã, dia 16, também no dia 17 e no dia 18, no Auditório Master do CNTC, localizado na 602 Sul. De antemão, em nome do IDP, estão todos convidados a prestigiarem o 16º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional. O IDP, um centro acadêmico que é referência no Distrito Federal e no Brasil, aproveita esta ocasião e a data de hoje, dia 15 de outubro, Dia dos Professores, para registrar aqui a sua honrosa homenagem aos mestres desta casa e das demais instituições de ensino. Portanto, solicitamos aos professores aqui presentes que recebam da plateia uma efusiva salva de palmas pela passagem desta data tão importante para esta profissão tão importante. Temos o prazer de convidar para presidir a mesa de honra e conduzir os trabalhos desta noite o professor doutor Paulo Goné Branco. Já se encontra à mesa, ladeando o professor doutor Paulo Goné Branco, o nosso conferencista, o jurista Luigi Ferrajoli. Convidamos agora Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Para abrilhantar a mesa de trabalhos desta noite, convido agora a professora doutora Júlia Marmon Ximenes, diretora acadêmica da Escola de Direito do IDP. Também comporá nossa mesa o doutor José Carlos Porciúncula, vice-presidente da Comissão Criminal da OAB-DF. Com a palavra, para efetuar as suas considerações e também a abertura oficial desta conferência magna, o presidente da mesa, professor doutor Paulo Goné Branco. Boa noite a todos. Gostaria, antes de mais nada, convidar o ministro Rogério Schietti para compor a nossa mesa também, nem que eu tenha que ceder a minha cadeira. Mas já está vindo uma ali. Por favor. Boa noite, bem-vindos todos. Nós temos hoje a honra, a satisfação, a alegria de ouvir o professor
Ferragioli. Foi curioso porque me disseram assim, você pode fazer na introdução a leitura do currículo? Eu disse, não. Quem veio hoje aqui, num dia que não é um dia de academia, é feriado, é dia dos professores, para ouvir o professor Ferragioli, já o conhece muito bem. Né? E eu não quero tomar o gosto, a expectativa dos senhores em ouvir o que o professor Ferragioli vai nos dizer, acrescentando notícias que o senhor já conhece. Então, sem mais, e agradecendo a todos que estão presentes também aqui na mesa, eu passo a palavra ao nosso professor visitante. Professor, muito obrigado. Muchas gracias. Muchas gracias. Parlerò purtroppo in italiano. Non sono in grado di parlare nella vostra bella lingua. Desidero innanzitutto ringraziarvi, ringraziare il ministro German Mendes e poi il professor Paolo Gonet Branco, la professora Julia Ximenes, directora della Scuola del Diritto Pubblico, e también otros colegas, anche tutti gli altri colleghi, che mi hanno invitato a parlare in questo Istituto Brasileiro del Diritto Pubblico. Il tema della conferenza di stasera è il costituzionalismo brasiliano come costituzionalismo di terza generazione. Naturalmente non penso affatto di poter illustrare a tutti voi che conoscete la Costituzione brasiliana assai meglio di me i contenuti della vostra Costituzione. Parlerò più semplicemente del punto di vista di un europeo, di un italiano, come un italiano, un europeo, guarda a quella che io ritengo la Costituzione in questo momento più avanzata del mondo. La Costituzione che ha introdotto un sistema di garanzie che non ha paragoni in altre Costituzioni. E parlerò della Costituzione brasiliana dal punto di vista della teoria generale del garantismo. Il garantismo è certamente un sistema di limiti elaborato inizialmente, pensiamo alla tradizione illuminista, nei confronti del diritto penale. Io stesso ho scritto forse il libro, il mio primo libro rilevante, Diritto e Ragione, che ha come sottotitolo Teoria del garantismo penale. E tuttavia il garantismo, espressione che è stata introdotta da alcuni di noi, credo di essere stato il principale responsabile dell'introduzione di questa parola, nel lessico italiano degli anni 60 e 70, ha la pretesa di proporsi come un modello di diritto in grado di garantire non soltanto i diritti di libertà contro l'arbitrio punitivo, sia esso poliziesco o giudiziario o legislativo, attraverso il classico sistema delle garanzie penali e processuali, ma si propone come un sistema di limiti e di vincoli, dunque di divieti e di obbligazione, a garanzia di tutti i diritti fondamentali quali sono stabiliti nelle nostre Costituzioni. Non solo, la teoria del garantismo che io ho elaborato in tre volumi, Principia Iuris, intitolati Teoria del diritto e Teoria della democrazia, si propone come un sistema di limiti e di vincoli
non soltanto nei confronti del potere punitivo, ma di tutti i poteri statali. E non solo nei confronti dei poteri statali, ma anche dei poteri privati, che la tradizione liberale ha concepito come libertà e che, pur essendo nelle forme dei diritti di autonomia, diritti fondamentali, sono tuttavia poteri che richiedono di essere limitati, vincolati, sottoposti alla legge, in forza del principio dello Stato di diritto secondo cui non sono ammessi poteri legibus assoluti. Tornerò su questa questione alla fine di questa conferenza. Voglio solo segnalare l'enorme importanza di questa ulteriore dimensione del garantismo, soprattutto nell'odierna età della globalizzazione. Nell'odierna età della globalizzazione i poteri economici e finanziari hanno assunto una dimensione globale, mentre il diritto, la politica, le istituzioni democratiche continuano ad essere ancorate ai confini nazionali, con il risultato che noi stiamo sperimentando in Europa e in particolare in Italia, che questa asimmetria tra il carattere globale dell'economia e il carattere ancora locale della politica e del diritto ha prodotto di fatto una subalternità della politica e del diritto ai poteri del mercato, che un'ideologia liberista particolarmente agguerrita concepisce come insieme di leggi naturali e identifica questi poteri con le libertà, con libertà fondamentali. E dunque ci troviamo di fronte, nel momento stesso in cui il costituzionalismo ha celebrato, per così dire, i suoi trionfi, a una nuova crisi della democrazia che può manifestarsi nel venir meno della dimensione rappresentativa, della dimensione Stato di diritto, del ruolo stesso della sfera pubblica, che nasce con il capitalismo come sfera separata, autonoma e sopraordinata all'economia, e con la crisi dunque, ci troviamo di fronte dunque, al pericolo di una crisi dell'intero assetto democratico. Ma torniamo al costituzionalismo brasiliano. Ho proposto di chiamarlo costituzionalismo di terza generazione. Così come per i diritti, è stato il mio maestro Norberto Bobbio che ha introdotto questa classificazione dei diritti di prima, di seconda e di terza generazione, anche per le costituzioni possiamo parlare di diverse generazioni. La prima generazione è certamente quella delle costituzioni settecentesche e ottocentesche. Pensiamo alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo francese. La Costituzione americana richiede, degli Stati Uniti richiede un discorso a sé, ma nell'esperienza europea le prime costituzioni, le costituzioni ottocentesche, pensiamo allo Statuto Albertino, erano leggi solenni e tuttavia non era stata inventata l'idea della Costituzione come norma sopraordinata alla legislazione. E dunque fu possibile l'avvento del fascismo in Italia, che distrusse la democrazia, senza un formale colpo di Stato, perché il Parlamento, occupato dai fascisti, stracciò, fece a pezzi lo Statuto Albertino, distrusse la democrazia avendo preso il potere con mezzi legali. Dal punto di vista formale non si è trattato
diciamo, di un colpo di Stato, anche se oggi molti di noi ritengono che lo sia stato anche sul piano formale, perché le Costituzioni o sono rigide o non sono. Certamente però nessun costituzionalista dell'epoca, pensiamo anche ai grandi maestri come Vittorio Emanuele Orlando, Santi Romano, parlò di colpo di Stato, perché la Costituzione non era rigida, era una Costituzione flessibile, una legge ordinaria, e dunque, secondo le regole della successione delle leggi nel tempo, poteva essere soppressa, modificata dalle leggi fascistissime. Per altro verso, queste Costituzioni prevedevano soprattutto diritti di libertà. Proprio dopo gli orrori della guerra, dei fascismi, dei nazismi, come radicali mai più a queste tragedie, si è affermato un costituzionalismo di seconda generazione. Penso alla Costituzione italiana, alla Costituzione tedesca, alla Costituzione spagnola, alla Costituzione portoghese, che non a caso si sono affermate dopo la caduta di altrettanti regimi fascisti. E la grande invenzione, in qualche modo che dovuta all'elaborazione teorica di Hans Kelsen e che aveva avuto un precedente molto isolato nella Costituzione austriaca del 20, si affermarono come costituzioni rigide, e cioè sopraordinate alla legge ordinaria, sicché una legge in contrasto con la Costituzione è destinata ad essere annullata. Viene posto un limite all'onnipotenza della legislazione, dunque all'onnipotenza della politica, e vengono introdotti, oltre ai diritti di libertà, anche i diritti sociali, alla salute, all'istruzione, alla sussistenza. Ebbene, qual è il difetto di queste costituzioni di seconda generazione alla luce degli sviluppi che il costituzionalismo ha avuto in America Latina, in particolare in Brasile, non a caso all'indomani di altrettante esperienze autoritarie, la fase delle dittature in America Latina? È che la rigidità prevista dalla Costituzione italiana è una rigidità relativa. È possibile, attraverso leggi di revisione con una maggioranza qualificata, neanche particolarmente elevata, la maggioranza assoluta e una doppia lettura, modificare la Costituzione. E i diritti sociali, per altro verso, pur essendo formulati nella Costituzione e in gran parte attuati dalla legislazione del secondo dopoguerra, non hanno garanzie costituzionali, nel senso che la loro attuazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore. Tanto che oggi assistiamo, in una fase di crisi economica, a una serie di aggressioni alla Costituzione, ai diritti sociali, attraverso i tagli, le riduzioni degli investimenti nella scuola pubblica, nella salute, nello Stato sociale. Dunque, lo Stato costituzionale di diritto italiano, e in parte direi anche quello tedesco e spagnolo, hanno ancora la forma del vecchio Stato legislativo di diritto, fondato sostanzialmente non in una onnipotenza, ma in una grande potenza della maggioranza. Oggi noi assistiamo a una grande impotenza della politica subalterna ai mercati, un'impotenza che peraltro si manifesta in questa subalternità possibile tanto quanto accompagnata da una sostanziale onnipotenza nei confronti dei cittadini e dei loro diritti sociali. Assistiamo ad una demolizione del diritto del lavoro, ad una riduzione delle garanzie dei diritti all'istruzione, alla salute, alla sussistenza. La Costituzione brasiliana, in parte ereditando alcuni elementi della Costituzione brasiliana, introduce una serie di garanzie.
l'enorme, diciamo, progresso rappresentato dal costituzionalismo brasiliano risiede non tanto nella pluralità dei diritti, certamente esiste un lungo catalogo di diritti del lavoro, i diritti al medio ambiente, diritti, diciamo, di quarta generazione rispetto ai classici diritti sociali, ma risiede nell'apparato di garanzie introdotte direttamente dalla vostra Costituzione. Garanzie, voglio subito aggiungere, che sono logicamente implicate dal modello garantista. Che cosa sono infatti i diritti fondamentali? I diritti fondamentali sono aspettative universali di non lesione o di prestazione che richiedono leggi di attuazione. Perfino il diritto alla vita, senza il codice penale e la proibizione dell'omicidio, rimarrebbe sulla carta. Richiedono leggi di attuazione che introducano le relative garanzie. E dunque il diritto alla salute richiede l'introduzione del servizio sanitario universale, gratuito. Il diritto all'istruzione richiede l'introduzione della scuola pubblica. Tutto questo è avvenuto in Italia, diciamo nei primi 30-40 anni di storia della Repubblica, nei quali è stato costruito lo Stato sociale attraverso una serie di leggi di attuazione che sono tuttavia dovute alla lotta politica soprattutto dei partiti che si facevano espressione e portatori degli interessi dei lavoratori, degli interessi dei più deboli, ma certamente senza un vincolo costituzionale, e cioè senza garanzie direttamente costituzionali. Nella Costituzione brasiliana abbiamo viceversa l'introduzione, da un lato, di garanzie primarie. Che cosa sono le garanzie primarie? Sono i divieti e gli obblighi corrispondenti ai diritti. E dall'altro delle garanzie secondarie, cioè delle garanzie giurisdizionali, che intervengono in caso di violazione delle garanzie primarie. La vostra Costituzione ha elaborato un complesso sistema di garanzie, sia primarie che secondarie, che, badate, sono logicamente implicate dal modello garantista. Sul piano teorico io parlo, a proposito della mancanza di queste garanzie, di diritto illegittimo. Noi viviamo l'esperienza italiana, credo che questo è un discorso molto di fondo, va allargato a qualsiasi ordinamento, perché non esisterà mai una perfetta, totale attuazione dei diritti fondamentali, dell'uguaglianza. C'è un'utopia, per così dire, positivizzata, che avrà sempre un grado maggiore o minore di attuazione, ma questo grado maggiore o minore di attuazione dipende dalle garanzie. Senza garanzie i diritti sono destinati a rimanere sulla carta. Ebbene, innanzitutto le garanzie primarie. Voi avete introdotto, in questo riproducendo un principio già presente nella Costituzione del Portogallo e in parte, ma soltanto limitatamente a poche norme, alla Costituzione tedesca, la rigidità assoluta, e cioè il principio che nessuna maggioranza, neanche l'unanimità, può sopprimere o anche semplicemente ridurre i diritti fondamentali. Che, badate, è un principio teorico, perché i diritti fondamentali sono diritti di tutti e di ciascuno, non appartengono alla maggioranza, che dunque non può disporne. Fanno parte del patto di convivenza, per così dire prepolitico, di quella che ho chiamato la sfera del non decidibile, di ciò che nessuna maggioranza può decidere, di ciò che qualunque maggioranza deve decidere, sia essa di destra o di sinistra. E grazie ai diritti fondamentali, che hanno questa straordinaria ambivalenza, per un verso limiti
e vincoli ai poteri e per altro verso aspettative, libertà, contropoteri degli individui, la sovranità ha cambiato natura. Non esiste più la sovranità dei poteri costituiti. Nessun potere costituito è sovrano. Tutti i poteri sono soggetti alla legge, alla Costituzione, quantomeno. E sono soggetti ai diritti fondamentali di cui tutti noi siamo titolari. E dunque sovranità popolare vuol dire in negativo che la sovranità appartiene al popolo e a nessun altro, e nessuno, nessun potere costituito può appropriarsene. È un'eresia, un'abnormità la tesi che il Parlamento è sovrano. No, neanche il Parlamento è sovrano, non c'è nessun potere costituito che sia sovrano. La sovranità appartiene al popolo e a nessun altro. E siccome il popolo non esiste come macro soggetto, non appartiene a nessun potere costituito. E consiste dunque in positivo nella somma di quei frammenti di sovranità, poteri e contropoteri, che sono i diritti fondamentali. In questo senso tutti noi siamo titolari, per l'appunto, di frammenti di sovranità in quanto titolari di diritti fondamentali. E dunque la rigidità assoluta è sotto questo aspetto un connotato logico della democrazia costituzionale, che naturalmente è stato garantito dalla previsione della rigidità assoluta, ma la cui mancanza rappresenta un vizio, una lacuna, per l'appunto, non sostenibile sul piano della teoria politica, delle democrazie caratterizzate da questo costituzionalismo incompiuto, qual è il costituzionalismo di seconda generazione. In secondo luogo, nella Costituzione brasiliana c'è un istituto di straordinaria portata. Sarebbe interessante, io credo che dovrò studiare molto questi libri che mi sono stati regalati, capire quanto e come questo istituto funzioni, e cioè i vincoli di bilancio. A garanzia dei diritti sociali, in particolare del diritto all'istruzione e del diritto alla salute. I vincoli di bilancio, che nel nostro lessico significano tutt'altro, significano addirittura il contrario, e cioè il vincolo che è stato introdotto nella Costituzione italiana del pareggio di bilancio, i vincoli di bilancio hanno, per così dire, risolto un grossissimo problema teorico e politico. I diritti sociali, diversamente dai diritti di libertà, sono diritti a prestazioni positive, mentre i diritti di libertà sono diritti la cui violazione si manifesta in leggi incostituzionali, suscettibili di annullamento, di controllo di incostituzionalità, di disapplicazione, di annullamento. Viceversa, la violazione per omissione dei diritti sociali, e cioè la mancata introduzione di un servizio sanitario adeguato, della scuola pubblica di qualità per l'appunto adeguata, sono lacune che non possono essere soppresse, superate, risolte dalla giurisdizione a causa della separazione dei poteri. Non è che la Corte Costituzionale può introdurre il servizio sanitario per tutti o creare le scuole pubbliche. C'è quindi un'aporia nel Stato legislativo di diritto in forza del quale i diritti sociali sono sì diritti cui corrispondono obblighi, ma questi obblighi sono una garanzia debole affidata all'autonomia, alla discrezionalità del potere politico. L'aver previsto dei vincoli di bilancio trasforma invece la lacuna in un'antinomia, e cioè qualora non vengano rispettati questi vincoli abbiamo
una violazione per commissione della Costituzione che può essere censurata giurisdizionalmente. Io trovo che questa sia una innovazione che cambia la struttura, la natura stessa dell'ordinamento giuridico, introducendo per l'appunto una garanzia positiva dei diritti sociali, in questo caso in particolare del diritto all'istruzione e del diritto alla salute. Ma dove l'innovazione si è fatta più rilevante e davvero interessante è nell'ampliamento delle garanzie secondarie. Anche qui abbiamo un'espansione del garantismo, un'espansione del costituzionalismo, che è per così dire logicamente implicata dalla struttura teorica della democrazia costituzionale. Pensiamo innanzitutto all'espansione del controllo di costituzionalità. In Italia noi abbiamo un accesso alla Corte Costituzionale enormemente ristretto. Si può arrivare alla Corte Costituzionale sulla base di un giudizio incidentale, di un'eccezione promossa da un giudice di merito civile, penale, amministrativo, qualora la legge che questo giudice è chiamato ad applicare venga ritenuta rilevante per la soluzione del caso affidatogli e non manifestamente infondata. Con il risultato che intanto sono esclusi dal controllo di costituzionalità tutte le violazioni della Costituzione che non consistono in leggi. Per esempio l'intervento dell'Italia in guerra, che è in violazione dell'articolo 11, non è censurabile sul piano della giurisdizione costituzionale perché si tratta di un atto che non è una legge. E per altro verso le leggi incostituzionali restano in vigore fino all'eventuale sollevazione dell'eccezione di incostituzionalità. E alcune leggi sono destinate a rimanerlo per sempre, pensiamo alle leggi elettorali, pensiamo a leggi in materia di immigrazione, è ben difficile che un povero immigrato clandestino riesca ad arrivare alla Corte Costituzionale attraverso difensori in grado di sollevare l'eccezione. E viceversa voi avete un doppio controllo di costituzionalità, quello diffuso, la disapplicazione sul modello statunitense e quello accentrato sul modello italiano, e il modello accentrato è attivato da un procuratore generale, oltre che dal Presidente della Repubblica, dagli uffici di presidenza delle Camere, dai partiti, dai sindacati, e quindi c'è un accesso alla Corte Costituzionale che garantisce il diritto per l'appunto alla giustiziabilità dei propri diritti, che viceversa manca in gran parte degli ordinamenti europei. E su questa stessa linea di sviluppo del garantismo, l'altro grande innovazione è rappresentata precisamente dal pubblico ministero, proprio Alex De Sousa, che è un mio allievo, che ha fatto una tesi di dottorato sul pubblico ministero come istituzione di garanzia, ha mostrato precisamente questa enorme potenzialità del pubblico ministero in grado di agire anche a garanzia dei diritti fondamentali. Guardate, qui si tratta veramente di un'innovazione logicamente richiesta dal modello garantista e che se, la cui mancanza segnala un forte limite di un assetto costituzionale come quello italiano o come quello tedesco. Nei nostri ordinamenti, secondo il vecchio modello dello Stato legislativo di diritto, la giurisdizione è soltanto quella civile e quella penale, sostanzialmente quella amministrativa naturalmente, e l'accesso alla giustizia civile avviene attraverso il diritto di azione, che naturalmente avete anche in Brasile, in tutto il mondo, il diritto di agire a tutela dei propri diritti, che sono, badate, i diritti patrimoniali. Sono i diritti di proprietà, sono i diritti di credito, che possono essere, diciamo, attivati davanti alla giurisdizione civile.
Per quel che riguarda il penale, c'è l'obbligatorietà dell'azione penale e questo è il canale di accesso alla giustizia anche di parti offese che non avrebbero la forza, diciamo, di promuovere un processo nei confronti dei loro, diciamo, oppressori, di quanti hanno commesso offese nei loro confronti. Il pubblico ministero brasiliano, al pari dell'espansione dell'accesso alla Corte Costituzionale realizzata attraverso l'azione d'ufficio affidata al Procuratore Generale, al Presidente e ad altri organi, realizza quello che a me pare che debba essere considerato un principio costitutivo dello Stato di diritto. In aggiunta al principio di legalità e di costituzionalità e al principio di giurisdizionalità, dobbiamo riconoscere che dovunque ci sia una giurisdizione deve esserci un organo in grado di attivarla. Il principio di giurisdizionalità è un corollario del principio di legalità, dovunque c'è una legge deve pur esserci un giudice a Berlino, questa è una classica frase, in grado di fare giustizia anche contro i potenti che violano la legge. No, il mugnaio che di fronte a Federico II che commetteva, Federico il Grande che commetteva un'ingiustizia, dice, ci sarà un giudice a Berlino, poi ma, di fatto non c'è stato, ma comunque la frase vuol dire ci deve pur essere un giudice terzo, indipendente, in grado di fare giustizia. E tuttavia questo giudice è un giudice che se non viene attivato, di fatto è come se non ci fosse. Nella nostra tradizione, che conosce soltanto la giustizia civile, la giustizia penale e la giustizia amministrativa, i diritti azionabili davanti alla giurisdizione civile sono i diritti patrimoniali. Per i diritti fondamentali, in particolare per i diritti sociali, non è stata costruita una figura, un'istituzione di garanzia in grado di assicurare quello che a me pare un quarto principio dello Stato di diritto, e cioè il principio di azionabilità. Ci deve pur essere un giudice a Berlino, ma ancor prima ci deve pur essere un pubblico ministero a Berlino, ci deve pur essere un organo pubblico che in caso di inerzia del soggetto debole, e badate che i titolari di diritti violati sono soprattutto i soggetti deboli, sono soprattutto i soggetti deboli che subiscono violazioni dei diritti fondamentali. Di fronte a queste violazioni, l'esistenza di un pubblico ministero, e cioè di un organo pubblico che eserciti l'azione a loro tutela, è un corollario dello Stato di diritto. Sotto questo aspetto, molto simile al ruolo che ha svolto la previsione del carattere pubblico dell'accusa, che ha supplito alla debolezza della parte offesa di un delitto, nel vecchio processo accusatorio come processo di parti, l'azione era un'azione privata. Perché è stato introdotto, anche se di origine inquisitoria, un pubblico ministero anche negli ordinamenti informati al processo accusatorio? A garanzia della parte debole, e cioè l'obbligatorietà dell'azione penale a garanzia del soggetto debole che non solo non è in grado di ottenere giustizia, di chiedere giustizia, perché oltre ad essere appunto vittima di una violazione, lo è tanto quanto è un soggetto più debole del suo oppressore o del suo offensore. E quindi l'obbligatorietà dell'azione penale, e quindi anche il pubblico ministero d'accusa è un organo di garanzia, in questo senso, delle vittime. E questa logica è la stessa logica che deve presiedere, e che nel vostro ordinamento presiede, alle funzioni extrapenali del pubblico ministero come organo di tutela, per l'appunto, in grado di attivare la sfera pubblica, l'amministrazione, in caso di violazione, a cui si aggiunge il mandato di ingiunzione, altra creazione della vostra Costituzione, con cui in caso di lacuna, adesso non so quanto questo istituto è stato praticato, ma certamente sulla carta esiste,
la possibilità di rimediare alla lacuna attraverso un intervento giurisdizionale. Naturalmente io non voglio dilungarmi nell'illustrare cose che conoscete sicuramente molto meglio di me. Voglio solo sottolineare l'enorme progresso rappresentato da questo apparato di garanzie. Badate che senza garanzie i diritti restano sulla carta. Purtroppo questo è il destino dei diritti non garantiti. A livello internazionale noi abbiamo fin troppe carte dei diritti. La Dichiarazione Universale, i patti del 66, le carte interamericane, interafricane, europee, eccetera. Abbiamo addirittura, diciamo, una retorica dei diritti che rischiano di essere squalificati se non accompagnati da istituzioni di garanzia. Sotto questo aspetto, il costituzionalismo brasiliano di terza generazione può rappresentare la premessa di un costituzionalismo di quarta generazione, è quello di carattere sovranazionale. Non abbiamo nulla da inventare, dobbiamo semplicemente estendere queste garanzie, questi istituti alla sfera pubblica sovranazionale. Una sfera pubblica sovranazionale che oggi è dominata da poteri selvaggi che, proprio perché sono poteri di carattere globale, pensiamo non soltanto ai poteri politici, delle potenze più forti, ma soprattutto ai poteri economici, ai poteri della finanza, che oggi, grazie anche alle nuove tecnologie, possono per l'appunto aggredire le economie anche di paesi forti, aggredire gli stati. E pensiamo alla trasformazione del rapporto tra Stato e mercato che è avvenuta con quella che, secondo una formula molto eufemistica, viene chiamata la concorrenza tra ordinamenti, in forza della quale le imprese non sono più gli stati che mettono in concorrenza le imprese e assicurano la concorrenza dalle imprese, ma sono le imprese che mettono in concorrenza gli stati andando a dislocare le loro produzioni, ne sappiamo qualcosa in Italia con la Fiat di Marchionne, nei paesi in cui è più facile e possibile sfruttare il lavoro, inquinare l'ambiente, corrompere i governi, i ceti politici. E ormai il mondo sta andando in questa direzione grazie a poteri selvaggi i quali non hanno alla loro altezza limiti e vincoli, garanzie primarie e garanzie secondarie di carattere giurisdizionale. E dunque il costituzionalismo di quarta generazione è oggi una condizione di sopravvivenza delle nostre stesse democrazie. In particolare sto pensando alla nostra Europa, dove abbiamo costruito un mercato comune e una moneta unica come fattori di integrazione, perché questa era l'intenzione, ma che senza l'esistenza di un governo comune dell'economia, di un fisco comune, di una banca centrale europea con gli stessi poteri delle banche centrali di tutto il mondo, finisce per essere puramente e semplicemente un mercato comune in cui, con la liberalizzazione della circolazione dei capitali, con il venir meno della distinzione fra banche d'affari e banche di risparmio, c'è un potere illimitato, sregolato dalla finanza di aggredire gli stati, pensiamo alle agenzie di rating. Oggi tutto questo rappresenta il problema di fondo del futuro della nostra democrazia. È il rapporto tra economia e politica, un vecchio rapporto che si è formulato alle origini dello Stato moderno ben più che della democrazia e dello Stato di diritto. Lo Stato moderno nasce come sfera pubblica separata, lo dicevo all'inizio, rispetto alle sfere private dell'economia, come sfera sopraordinata, ed è assolutamente essenziale per garantire la stessa sopravvivenza del mercato. E per altro verso, in mancanza di garanzie, noi assistiamo ad una crescita della disuguaglianza, a catastrofi che si stanno producendo. Pensiamo alle catastrofi ecologiche, alle catastrofi naturali, pensiamo
alle catastrofi umanitarie, ai milioni di morti ogni anno per mancanza di farmaci salvavita, per mancanza di acqua e di alimentazione di base. Tutto questo può produrre un discredito fondamentale dei nostri cosiddetti valori, dei diritti fondamentali, l'uguaglianza, la dignità della persona, perché senza garanzie i diritti rischiano di essere considerati un ennesimo inganno. Se i diritti non sono garantiti, rischiano di presentarsi come nell'ennesima forma di ideologia di legittimazione dei sistemi politici. Dunque le garanzie sono assolutamente necessarie non solo per dare effettività ai diritti, ma anche per dare credibilità alle nostre democrazie ed anche per garantirne la sopravvivenza. Penso soprattutto ai paesi più deboli, ai paesi, già il Brasile è una grande potenza, però in mancanza di garanzie di carattere sovranazionale, tutti i paesi, compresi quelli più forti, sono per l'appunto destinati a vedere ridotte le loro le forme sostanziali della democrazia. Perché oggi i poteri che contano, i poteri politici, pensiamo ai G4, G2, G20, sono poteri sovrastatali. Sono poteri sovrastatali i poteri politici, lo sono i poteri economici. Ed è dunque a questo livello che va costruita la democrazia costituzionale. Non è qualcosa di più, è qualcosa da cui dipende la sopravvivenza delle nostre stesse democrazie. Gran parte delle decisioni che contano non sono più prese dai nostri parlamenti, sono prese in sedi sovranazionali, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario, l'Organizzazione del Commercio Estero, che o vengono rifondate, per il resto secondo il loro statuto originario, a garanzia dello sviluppo dei paesi più poveri, a garanzia della stabilità monetaria, oppure finiscono per rivoltarsi contro gli stati e per dar vita a forme, a nuove forme di dispotismo. Le nuove forme di dispotismo le conosciamo, ma oggi si manifestano nella mancanza di limiti, rivendicata, penso alla mia Italia, dalle maggioranze, i vari populismi. Abbiamo vinto le elezioni, facciamo quello che ci pare. L'idea cioè che il voto elettorale legittimi l'onnipotenza delle maggioranze e dall'altro la mancanza di limiti ai poteri del mercato. Queste sono le due grandi minacce rispetto a cui dobbiamo essere consapevoli che la democrazia è una complicata e faticosa costruzione che avviene soprattutto attraverso la elaborazione, in molti casi l'invenzione e l'introduzione di istituzioni di garanzia. Sotto questo aspetto la vostra Costituzione, in questo momento è senz'altro la Costituzione più avanzata del mondo occidentale, quindi del mondo sostanzialmente, e può rappresentare un modello intanto per l'introduzione anche nei nostri paesi di molte delle vostre garanzie, ma anche per lo sviluppo di un costituzionalismo globale oggi sempre più necessario di fronte alle sfide per l'appunto globali che richiedono risposte globali, non essendo più sufficiente la risposta di carattere locale, statale, proprio dei diritti statali, proprio delle politiche nazionali. Molte grazie. Senhoras e senhores, neste momento, o presidente da mesa, professor doutor Paulo Goné Branco, efetuará a entrega do certificado desta conferência ao nosso jurista e conferencista Luigi Ferragioli. Professor Ferragioli, muitíssimo obrigado por essa palestra realmente fantástica, que nós aproveitamos com o máximo gosto intelectual.
acho que todos estamos de acordo, dizendo, lembramos que nós estamos hoje ainda na época de comemorar os 25 anos da nossa Constituição, e a palestra do senhor foi um verdadeiro presente para a nossa Constituição e para o constitucionalismo brasileiro. Muitíssimo obrigado. Eu gostaria não só de agradecer a presença de todos, a presença dos que estão aqui na mesa, a presença da vice-procuradora-geral da República, a professora Ella Vieco, e dizer que essa nossa conferência, com essa nossa conferência, nós abrimos os trabalhos do 16º Congresso de Direito Constitucional, que vai ter sequência amanhã no CNTC. Estão todos convidados para a continuidade dos nossos trabalhos. Mais uma vez, professor, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos pela presença e até a próxima oportunidade.